Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Ciao! Allora, oggi sono qui con un nuovo video mentre mi coccolo pizzi pizzi, amore mio. Stavo coccolando perché purtroppo siamo quando vede i cani che si agita pure lui. Oggi ci sono venuti a trovare i nonni e lui invece si sta per addormentare. Ciao Mimi. Ciao miniatura. Del mare. Simone ci ha portato da far vedere delle foto della sua ultima vacanza. Amore mio. Qui ho Nini piccola che dorme. Come vi dicevo, oggi ho avuto i miei a pranzo e c'è Anna che è innamorata di Zoe. Amore, è mo così disordinata pure. Vabbè, siamo a casa. Amore della nonna, bellissima. Da che faccia? Invece, nonno sta giocando con Lara e è ancora... Che devo fare? Tra l'altro questo qua c'ha i spiguzzi qua del... Sì, cioè, è vero. Che dobbiamo fare? Quanto ami nonno tu? Guardate un po' come è diventata l'acqua. È tornata bellissima. Ve l'avevo detto che ci avrebbe messo poco a tornare normale l'acqua. Infatti è tornata normale e stanno super bene adesso. Sono molto contenta perché io stessa mi ero spaventata da molte virgolette quando ho visto il filtro rotto con tutta l'acqua melmogia e tutto quanto. Però adesso per fortuna va tutto bene. Abbiamo appena scoperto che a Zoe piace il nonno che... fa, come si chiama? Ukulelola. E anche a Caio piace il nonno che fa l'ukulele. Ok, se ne sono andati tutti e nel frattempo noi abbiamo anche cenato e adesso stiamo per metterci a ninna invece. E guardate con cosa stai andando a dormire. Con la maglietta del tatare che abbiamo fatto noi. Abbiamo fatto tutti colazione, pure la signora. Adesso siamo in un attimo di coccolo generale perché vi faccio vedere un po' la situa. Qua ci sono Lara e Cucciolo, qui ci sono loro. Il gattino non la fa disegnare, fa morire. Che succede? Che succede? Non ti fa disegnare Lara? Guarda con le zampette. Vuole disegnare anche lui? Niente, ti deve venire addosso. Vabbè. Eccoli tutti! Come giocano loro! Quanto sono belli! Quanto buoni! Sembra giochicchiare. Non si fanno male, non usano i denti. E mi sono messa al lavoro. Io penso proprio che da oggi fino a... mo vediamo un attimo, riuscirò a registrare finalmente dei video che volevo registrarvi da tanto tempo. Però prima di fare tutto questo volevo mettere un piccolo punto su una cosa che secondo me è molto importante. Una delle cose che mi piace di più in assoluto del fatto di condividere con voi una buona parte della nostra vita è il fatto che comunque si crei e si sia creata una vera e propria famiglia. E appunto, seppur non potendo condividere perché appunto siamo sul web a 360 gradi la nostra vita, perché io l'ho sempre detto, se solo fossero le tesorine a guardarmi io punterei delle telecamere 24 ore su 24 qua dentro e tranquillamente riprenderei. Però purtroppo non mi seguono solo le tesorine e questo comprende che ci sono alcune cose che appunto posso condividere con voi e altre no. C'è una cosa che non ho mai condiviso più di tanto con voi ed è il rapporto tra Ale e Lara. Non ho condiviso con voi tanto a parole più che altro perché una cosa
come un affetto o qualcosa, secondo me non serve nemmeno raccontarlo, cioè lo si vede, punto. Non servono nemmeno le parole, no? Quando ci sono queste situazioni così di persone che si vogliono bene, non c'è bisogno di parlare, si vede, si sente. Fatto sta che l'altro giorno ho pubblicato un video nel quale si sente chiaramente chiamare Lara papà, Ale. Ecco, io essendo comunque abituata a questa cosa che è successa, semplicemente di solito off camera, non ci ho fatto tanto caso e quindi quel pezzo l'ho mantenuto ingenuamente. Però vi dico questo, Lara fa quello che si sente. Lara non è mai stata spinta da nessuno a chiamare chi sia, come secondo qualcun altro doveva essere chiamato. Quindi Lara quello che fa è quello che farebbe qualsiasi altro bimbo, ovvero essere molto spontanea e molto genuina. Lei è molto serena su questa cosa e quindi vorrei che continuasse ad essere così. Però appunto si è scatenato proprio il putiferio sotto i commenti e in privato. Per carità, la maggior parte dei commenti erano stupendi. Persone che genuinamente semplicemente ci vogliono bene, hanno visto quello che stiamo costruendo, quello che abbiamo costruito, e che quella frase detta da Lara era un po' la conferma che quello che stiamo costruendo è una cosa davvero molto bella. Però purtroppo non c'erano solo quei commenti, c'erano tante altre cose e ci sono persone che purtroppo parlano senza sapere, persone che dicono ma tu, ma di là, ma di qua, e io invito queste persone a non giudicare e non parlare quando non sanno, perché comunque è giusto ricordarsi che questo è il web, che quindi la mia vita, come la vita di Lara, come la vita insomma nostra, non è ovviamente esposta a 360 gradi, perché non si può fare, non si può proprio. A prescindere da tutto, io ho fatto questa piccola insomma precisazione per una cosa, soprattutto per le più piccole. Nei prossimi video, come in questo, non lo so adesso, nei prossimi insomma in generale, sicuramente sentirete Lara chiamare Ale come si sente di chiamarlo. Quindi vi prego e vi scongiuro di non andare a ma adesso l'ha chiamato così, ma adesso lo chiama colì, di qua e di là, perché in realtà questa è già una cosa che succede da anni ormai. Però come si sente Lara? Semplicemente fa quello che si sente, come è giusto che sia. Quindi vi prego adesso di non stare a dire oddio l'ha chiamato così, l'ha chiamato di lì, perché diventerebbe molto pesante, perché è una cosa comunque molto complessa, seppure bellissima secondo me, e la cosa bella è che Lara se la sta vivendo in modo normale e tranquillo, come se la sta vivendo anche Ale. Quindi è una cosa loro, una cosa tranquilla, è una cosa molto bella, però che deve rimanere loro. Pure in privato mi sono arrivate giustamente tante domande, tante cose, però questa è una di quelle cose che non voglio condividere e che non avrei dovuto nemmeno condividere, ma ripeto, è stata una frase buttata lì da una bimba ingenuamente e che giustamente nemmeno io mi sono manco accorta, perché io sono abituata, quindi non mi sono accorta che l'aveva detto. Se ne fossi accorta comunque non avrei pensato che avrebbe scaturito così tanto scalpore / commenti o roba varia, cioè veramente è successo un putiferio dopo quella frase, sia in positivo che in negativo, non me lo sarei mai immaginato. Quindi vi prego, vi scongiuro, soprattutto perché questa non era una cosa che volevo condividere, vi prego di essere il più delicati possibili, perché comunque calcolate che anche per me tutto quello che voi vedete, tutto quello che noi abbiamo costruito e altro, ricordatevi sempre che anche per me non è un film, questa è la nostra vita. Dietro la telecamera ci sono delle vere persone, una vera vita, delle vere emozioni, delle vere sensazioni, e io ho scelto di condividere con voi sensazioni vere. Tutto quello che vedete non è finto, non è un film, non è organizzato, è vero. E niente tesori, quindi per quanto riguarda invece tutte le tesorine super dolci, che semplicemente sono super contente per appunto le cose come stanno andando, vi ringrazio veramente tanto, perché si vede quanto ci tenete a noi, quanto veramente ci mettete amore nel seguirci, quanto sappiate veramente che cioè, tutto questo non è una cosa finta, costruita o altro, ma è veramente bello quello che abbiamo costruito. Oltretutto vi volevo anche ringraziare perché nell'ultimo periodo ho notato che il nostro rapporto mio e vostro con i tesori è diventato un qualcosa di ancora più grande. Niente tesori, noi come sempre ci vediamo quindi domani, ore 18, sempre qui, sempre su questo canale. Vi voglio un mondo di bene, vi ringrazio veramente di tutto cuore per quello che siamo, perché è magnifico. Vi voglio bene, love you.